arrivato in città e adesso andiamo a lasciare le valigie. C'è subito una mega radio gigante. Dopo aver visto il bambino in vetrina, eccoci al Duomo. Direi che questa è l'ultima chiesa del giorno. Compare un Nicolò selvatico. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Arrivati finalmente in camera d'albergo, facciamo un piccolo room tour. Di qua abbiamo il cesso, mentre di qua c'è il letto. Una cosa un po' scomoda è che bisogna asciugarsi i capelli qua. Stasera si mangia la Radash Gavishtrash. Vabbè ragazzi, buon appetito. Si va a letto e ci vediamo domani. E via con la colazione. Adesso, dopo aver fatto colazione, andiamo a Schönbrunn a vedere la residenza estiva degli Asburgo. Residenza nella quale sono vissuti Francesco I e la principessa Sissi. C'è giusto un po' di vento. Piattini gourmet per pranzo. Quando i turchi hanno provato a invadere Vienna, era comunque un attacco alla cristianità. E la battaglia di Vienna, se non erro, diciamo l'ultima battaglia, avvenne l'11 settembre del 1683. E c'è chi dice, poi, che sia vero o che non sia vero, non lo so, che l'11 settembre 2001 sia stato un modo anche per replicare a questa grande battaglia che i musulmani persero contro i cristiani. Tutto chiaro. Non lo so. La mia no. Questa è veramente buona. Ultimo giro di giostra.